Buongiorno a tutti, stiamo partendo come potete ben vedere dalla mia valigia in direzione Ibiza. Ve lo racconto strada facendo perché siamo in ritardo, molto in ritardo. Come sempre. Ibiza, il paese dei balocchi, il posto numero uno quando pensi al divertimento, l'isola dove tutto può succedere. Questo era quello che mi dicevano prima di andarci, ma io in questo viaggio ho scoperto molto di più. Siamo arrivati in aeroporto. L'anno scorso in questo periodo siamo stati in Sardegna per registrare il viaggio. Queste quattro puntate dove abbiamo raccontato un po' la Sardegna, il PR, gli yacht di lusso, insomma un po' tutto quello che c'era. Mi sono piaciuto un sacco, quindi quest'anno ho deciso di andare ad Ibiza. Staremo lì una settimana e succederanno un po' di cose molto interessanti, o almeno è quello che si spera. Ma forse ero troppo convinto, aspettate. Niente, ho dimenticato la carta d'identità a casa, questo viaggio non parte benissimo. Ora Matteo sta partendo da solo, guarda. E così, mentre torno a casa con la coda tra le gambe, lo spensierato Matteo parte verso l'isola del divertimento. Sto tornando a casa perché sono un coglione, perché ho sempre la carta d'identità nel portafogli, oggi no. Però cercando di guardare le cose con ottimismo, ho trovato un volo domani mattina prestissimo che costava anche poco, quindi insomma Matteo si farà questa notte a Ibiza senza di me, chissà che farà. 4:20 e stamattina ci riproviamo, magari con la carta d'identità stavolta. Adesso se non cade l'aereo è fatta. Ok, adesso posso continuare con il mio racconto. Musica epica e preparatevi alla serie dell'estate. Tanti episodi, tante situazioni assurde. Dal lusso di questa puntata, passando per il mio incontro con i nudisti e finendo alle folli discoteche di Ibiza, per tenervi compagnia tutta l'estate. Ah, e seguitemi su Instagram per scoprire in anteprima le cose. Mettetevi comodi e godetevi questa prima puntata del viaggio. Seconda difficoltà di questo viaggio. Arrivato in hotel per posare le cose in relax. Tutto tolto. Cosa hai fatto? Stasera. Dai, carina però. Io ieri non avevo sugli occhiali, ma sono quasi sicuro di aver visto una sciura lì in topless. No, non sto scherzando. Sì, lì. Hai guardato per più minuti. I semi. E dopo questa confessione di Matteo, attenzione, questo non me lo aspettavo, facciamo un veloce tour dell'albergo. Niente, le piscine non finiscono qua perché ce n'è un'altra. Sai che non me lo aspettavo perché ho prenotato totalmente a caso. E poi c'è questa vista incredibile. Bello, molto soddisfatto di questa prenotazione casuale. Ma non è che possiamo stare tutto il giorno qui a guardare le poppe delle signore dal balcone. Tra poco abbiamo appuntamento con due ragazzi che fanno un lavoro nuovo, perché sull'isola negli ultimi anni si è sviluppata, diciamo, una nuova tendenza, quella del lusso. Esatto, il concierge che con il lusso ci lavora. Ma fatevi spiegare meglio, eh. Avevo visto 3 minuti e ero in macchina, no? Ciao. Questi sono Gianmaria e Luca. Che cosa vuol dire fare il concierge, essere un concierge? Essere quel punto di riferimento per una persona di tutto quello di cui ha bisogno durante la sua vacanza. Sembra semplice da dire, io vado lì, vado a Ibiza in una settimana, ma sì, se voglio andare a quel ristorante prenoto quando sono lì. No, non funziona così. Se tu vuoi andare in quel ristorante dove c'è una lista d'attesa di 2 mesi, insomma, il concierge è quella persona che ti organizza per filo e per segno la tua vacanza. Figura apprezzatissima da VIP, calciatori, personaggi importanti, insomma, quelli là. Cioè, ci sono ristoranti che hanno 2 mesi di attesa. Anche di più. Sai, io mi lamentavo quando facciamo fila 10 minuti. Noi cerchiamo l'immobile ideale per il tipo di cliente a seconda della zona che vuole e poi da lì costruiamo le sue esperienze. Permettono poi a quel cliente di avere una vacanza perfetta. Mi parlavano che Ibiza è cambiata nel corso del tempo, no? Adesso è arrivato questo, sono andata di lusso. Dico, da 15 anni che sono qui è cambiata tanto. Sei qua da 15 anni? 15 anni che sono qua. Vivi sempre qua tutto l'anno? Sempre qui tutto l'anno. Cosa è cambiato in 15 anni? L'avvento dei servizi, cioè l'avvento di dire noi veniamo a Ibiza e non so, prima andavi in spiaggia, andavi in discoteca. C'era poco. Invece adesso hanno scoperto che l'isola può dare molto di più. Parlando di clienti proprio, chi sono i clienti tipo che si affidano ad un concierge? È adatto a qualsiasi tipo di cliente, quindi a prescindere dallo spending. Cioè tipo anche io potrei, con questa camicia, anche io. Assolutamente, anche soprattutto con quella camicia avrei un prezzo migliore. Abbiamo sì un
una domanda molto variegata, quindi dalle famiglie, come diceva Luca, dal gruppo di amici, a parte invece clienti un po' più esigenti che hanno uno spending diverso, e più una questione legata a una sorta di assistente personale molto professionale, imprenditori, calciatori. Sì, il mondo degli sportivi sicuramente negli anni aumenta. Sportivi tanti? Quanto spende quello che spende tanto? La stagione è una villa economica, siamo sui 4.000 euro a settimana, okay. Ville di lusso, possiamo andare anche sui 100.000 euro a settimana. Tra 100.000 si arriva? 100.000. Ah. C'è in affitto un'isola con una villa sopra? Un'isola affitta? Un'isola davvero? Connessa da una linea di terra, si affitta intorno ai 250.000 euro a settimana. E voi l'affitta, cioè potreste arrivare ad affittarmi l'isola? A te? Sì. Cioè, con un prezzo scontato, dici? Tipo invece 50 quanto mi vado? 2005, no? Quanto facciamo che ci penso? Il cliente vuole farsi vedere, più ovviamente spende. Posti più appariscenti sono molto dispendiosi. Un 50.000 euro a settimana il calciatore? E può anche superarli, dipende sempre dalla persona. Sì, ma tanti arrivano col jet? Tantissimi. C'è stato il periodo dopo il Covid che non riusciamo a far venire il cliente perché non c'è uno slot di livello. Guarda, questi problemi mi capitano sempre. È incredibile. Io non lo sappiamo. Jet no, pieno. Senti, ma oggi che cosa mi fate vedere? Oggi andiamo in una barca e poi facciamo un giro e andiamo a vedere delle ville, per esempio, che abbiamo noi in gestione. Ok. Come andare? Scooter? Come vanno i calciatori? Come vanno in giro i calciatori? Ci pensiamo noi. Vabbè, sì. Però non svelare niente. No, niente. Non sveliamo niente. Fatemi sentire un po' in calciatore. E così inizia la mia giornata da calciatora di Ibiza. Todos italianes? No. No? Solo tu sei italiana? No. Ma prima parlo un po' con le dipendenti di Gianmaria e Luca. Voi? No. Spagnoli. Non siete italiane? O almeno ci provo, dai. Donde siete? Come è il mio spagnolo? Così così. Cosas me mancas? Lo dico io, todos. Andiamo col van? Sì. Spagnol? Sì. Anco io. No. Salite prima voi, salgo io. Prego. Thank you. Io sono futbolista. Sì. Si usano tanto i van? Vanno in giro tanti con i van? È più comodo perché comunque è un salottino, ti sposti rapidamente, velocemente, poi Ibiza ha un grosso problema di parcheggio, quindi il cliente viene lasciato davanti al ristorante, davanti a casa o al locale in cui deve andare, e poi il transfer si fa trovare all'uscita direttamente per riportarlo. La Ferrari, la Porsche non ve la chiedono tanto? Non è un veicolo che magari ti chiedono tutta la settimana. Magari in una settimana ti chiedono un o due giorni il veicolo esagerato. Tu hai asportato mai un futbolista come me? No. Mi fa morire sta cosa, perché tutti sono privacy, cioè privacy non si può dire niente. Mi fanno firmare i contratti di riservatezza. Una questione intrinseca legata alla professionalità anche del consigliere che offre i servizi. Quindi mi piace sta risposta, è proprio, guarda, da, dici che ha detto? È un però patto. Mi ha convinto. Siamo nella zona della Salinas, quindi nel parco naturale delle Saline. È una villa decorata in modo esclusivo, sì. Sicuramente abbiamo ospitato molti calciatori, abbiamo ospitato personaggi importanti. E così arriviamo nella villa. Bella, questa è bella. Hola! È la persona che si incarica della casa e dei clienti. Quello. Anche dei nostri futbolisti? Sì, claro. Io sono futbolista. E dopo essermi presentato... Facciamo un tour? Sì. Dentro l'ingresso principale, una bella cucina abitabile, direi. Vabbè, sì, bella adesso. Se c'è giusto due o tre amici. Il patio dove ci sono poi le altre camere. Salone con vetrate sulla zona esterna, quindi verso il patio esterno. Bagno per gli ospiti. Guarda, anche questo è grosso quanto il bagno di casa mia. C'è una suite giù, che vuoi vederla? Vediamo tu. Questa è una delle quattro camere da letto. Questa di solito te la danno, secondo me. Correggimi se sbaglio, se arrivi per ultimo. Bagno anche qua, piccolino, dobbiamo un po' passarci e stringersi. Sì, per vabbè, una cosa sobria anche. Facciamo trovare anche un bel accappatoio. Guarda questa chicca, con una PC. Vabbè. Se tu vuoi andare un attimo. Andiamo uno, su. Due, tre e sei. Al terzo sei già dentro. 80 metri quadri di camera da letto. Questa è quella per chi paga, di solito, giusto? Questo è un bagnetto in più, di solito per la babysitter, se c'è una signora, una policultrice che vuole insomma dare una mano magari ai genitori con bimbi piccoli. Sempre vista sulla piscina, quindi sul patio esterno. Questa è la master suite. Questa è la master, esatto. E qui è una zona chill out, ti svegli la mattina e hai bisogno di iniziare la giornata nel modo giusto. Provare una delle nostre chaperone. Sì, ma mi hai visto che stavo dicendo... E dato che devo viverla la mia giornata come un futbolista... Noi calciamo.
calciatori facciamo così di solito. Ah, e ti metti così. Qualcosa da bere di un drink? Cosa prendiamo nei calciatori di solito? Gin tonic. Un gin tonic. Una fettina di pomelo grattugiata. Il pomelo. Come non mi è venuto il pomelo? Noi lo prendiamo sempre. Quella è un'altra casa invece. Sono praticamente tre suite. La casa c'ha 7 camere, 4 qui e 3 lì. E se pensate che la villa di noi calciatori sia finita così... Vieni Matteo, ti faccio vedere il resto della nostra casa. Vieni. Per questi giorni ho preso questa, ragazzi. Vi sbagliate di grosso. Questa è la zona del patio esterno, qualche cena... Qualche. Quindi di solito in quanti la affittano? Questa è una villa che arrivi fino a 14 persone. Tutti affittano per la capacità massima della casa. Cioè se una casa può ospitare 14, magari i clienti a volte sono in 3, in 4, in 5. Okay. Esatto, perché noi futbolisti facciamo così. Sì, io ve la prenoto per 14, poi dividiamo un po' per di più, 32, 33 magari. Più andiamo in un'altra suite, che più che suite è proprio un appartamento, diciamo, della casa principale. Gazebo, che è arrivato direttamente, l'hanno spedito a casa di Luca dall'Indonesia. Ma posso? Prego. Vado, se non vi dispiace, vai. Io vado. E così, come un vero futbolista, e tutti i problemi, non ci sono più problemi. Mi rilasso nel mio gazebo dell'Indonesia. Anche qui la cucina è troppo distante dalla zona esterna. Quindi ce n'è un'altra. C'è una seconda cucina denominata Open Air Kitchen. Open Air Kitchen. Niente, la prendo. Va bene. Facciamo così, no, poi ci sistemiamo. Poi vediamo, poi vediamo. Se questi gazebi potessero parlare. Che cosa direbbero. Ecco. Più che camera è un appartamentino, diciamo, sì, distaccato della casa principale. Quella lampada ti sembrerà rotta invece di design, è così. E dopo la lampada non rotta ma di design. E questa casa qua, cioè quanto costa se volessi comprarla? Il mercato si intorno ai 9 milioni di euro. 9 milioni. Perché comunque è una zona molto esclusiva. Non si può più costruire. Non si può più costruire. In realtà questa casa viene soltanto affittata. Questa è una casa che noi affittiamo principalmente per periodi più lunghi, dai 30 giorni in su. Ecco, un mesetto qui, Quanto più o meno mio? Perché poi faccio un calcolo sempre mio, una cosa. In luglio siamo intorno dagli 80 ai 90. Ah, vabbè, allora. Va bene, la prendo. La vogliono in tanti. C'è una parte della clientela che richiede case in cui si possa giocare per più tempo. Ok. Quindi... E così, mentre continuo a cercare quei 90.000 euro nelle mie tasche... Andiamo? Andiamo a fare un giretto in barca. Vai. Sempre io il futbolero. In questa casa siamo riusciti a mostrartela, a farla vedere, perché ieri è arrivata una cancellazione. Da un cliente che aveva rotato, ha avuto dei problemi, è arrivato dal Brasile. Fortuna per te, abbiamo mostrato questa casa. Giusto. Però da ieri sera a questa mattina già riaffittata. Quindi un'oretta arrivano i nuovi clienti. Ma la domanda che mi faccio è: come fanno loro a conoscere così tanti calciatori, imprenditori, insomma persone che possono permettersi tutto ciò? È sicuramente dovuto al fatto che abbiamo costruito una rete di collaborazioni forti. Cioè okay. Noi lavoriamo non solo con professionali del settore immobiliare e turistico, ma lavoriamo anche con altri fornitori di servizi. Tipo? Imprese che affittano jet privati o imprese che affittano servizi di lusso. Che mandano da Gianmaria e Luca i loro clienti. Chiaro, chiaro. Qual è la nazionalità che spende di più? Clienti diretti, un po' più italiani, e poi arrivano un po' a tutto il mondo. Nord europeo. Ok. Nord Germania e poi tutta la Cina, Giappone. Arrivano a tutto il mondo. Arrivano a tutto il mondo. Sono le 13. Questa è la zona nuova di Ibiza, no? La zona un po' più VIP. Ma ci sono zone brutte a Ibiza? Cioè, quel ghetto di Ibiza c'è? Brutte, no, ci sono sicuramente magari la zona come San Antonio, in centrale, dove è pubblico di profilo più giovani inglesi. E ci mettiamo alla ricerca della barca. Non riusciamo a trovare la nostra barca. Della nostra barca. Cavolo, spostamento di ormeggio all'ultimo. Brutta. Che hanno spostato all'ultimo minuto. Questa? No, quindi giusto di qua. Io mi dimentico tutto, non potrei avere una barca. Vedi, per questo non la compro, per questo. Ma dopo un po' di giri... Siamo arrivati, l'abbiamo trovata. Finalmente arriviamo sullo yacht per noi futbolisti. Basta, sta parola è incredibile. No, dico più, basta. Ogni anno salire su uno yacht è difficile. Aspetta, non magasca. Aspetta, l'anno scorso... Ce l'ho fatta indenne. E così partiamo subito con un bel tour. Barca molto classica. Ah, sai che l'avrei detto, classica. Però comoda. Classica proprio. Venga maestro, venga. Venga. Sono 82 piedi. 82 piedi, la grandezza, no? Sì, la lunghezza. Sì, se sono in metri, i piedi. Che poi dipende da chi sono i piedi. È la suite. La suite. Sì, la sua cabina armadio. Quanto costa? Luglio, agosto sui 6.000. A settimana? No, al giorno. Ah, al giorno. Sì, al giorno. Più la benzina. Più la benzina. Ah. Questa è un'altra camera. Di solito chi l'affitta? Una famiglia, amici? C'è per giorni, per esempio gruppi di amici. Se invece è per 2-3 giorni insieme, famiglie. Ma c'è la parte più bella.
Ma questa è una barca, è grande o è normale? Questa è molto grande. Questa è molto questa grande. È molto grande. Questa è una barca che potresti fare settimane, che è okay. molto comoda. Poi si litiga richiede. In barca, mi hanno detto, vero? Se sei in coppia succede. Vedi, per questo non la prendo. Esatto. Anche quella lì è piccolina. Ah, continuiamo il tour. Fammi provare questa experience. Ma chi è che viene di più in vacanza ad Ibiza? Se dovessi fare una classifica, calciatori poi? Imprenditori. Tipo, imprenditori. Imprenditori riempi tutte le scalette anche sotto. Niente, quelli di internet non pagano, non vengono qua a spendere. Ma io li considero imprenditori uguali. Scusate però, venite. Capito Riccardo Dose, tirali fuori sti soldi. Sotto il punto di vista concierge, una richiesta strana, assurda, una cosa che ti è rimasta in testa inerente alla barca. Guarda, c'è stato un cliente che era andato in barca, è stato tutto il giorno e al tramonto voleva la pizza. Però davanti all'isola di Svedra. Che da tipo a chilometri. Esatto. Quindi ci ha detto, no, noi vogliamo la pizza, vogliamo mangiarci la pizza davanti a Svedra. Calda. E ci siamo portati col tender anche il forno per scaldarlo. Quindi abbiamo dovuto portare le pizze perché sennò sarebbe arrivato giustamente freddo. Possiamo dire soltanto quanto è costata questa pizza? Perché non si può dire. Però è costata tanto. Cioè, diciamo che qualsiasi cosa uno richieda, voi cercate di fargliela avere, cioè, no? nei limiti del possibile. Del umani e legali, cerchiamo di far entrare. Molte volte i clienti lanciano così, vediamo se ce la fai, così. Dici che è una sfida, ti testa. Adesso capite perché dicono che Ibiza è un po' l'isola dei balocchi, l'isola dove tutto può accadere, anche chiedere una pizza calda in mezzo al mare. Ma Ibiza non è solo questo, perché questa settimana mi ha fatto scoprire molto di più. Per esempio, mi ha fatto conoscere persone che hanno deciso di abbandonare tutto e andare a vivere nel nulla in una capanna. Ferma tutto. Questa storia ve la racconto nella prossima puntata. È andata così, ragazzi, è andata così.